Poche ore dalla diretta del GF VIP gli animi si scaldano. Dopo lo stop di venerdì scorso c'è grande attesa per quello che succederà stasera. Intanto una nuova bomba si abbatte su Soleil Sorge, una delle protagoniste assolute di questa stagione. Dopo l'uscita di Alex Belli l'ex Uomini e Donne si era leggermente sgonfiata alla pari dell'attenzione intorno a lei. Ora, con l'attore e modello pronto a rientrare anche per lei si aprono nuovi scenari e una nuova difficile convivenza stavolta con Delia Duran di mezzo. Fuori dal GF VIP intanto le voci su di lei non si spengono. A sparare a zero contro Soleil è un'ex amica. Sara Altobello, ex naufraga dell'Isola dei Famosi nell'edizione in cui partecipò anche la Sorge, che dalle colonne di Di Più ha riservato parole al veleno all'ex corteggiatrice, con cui un tempo era amica. Soleil si è dimenticata di me, si legge sul magazine, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. E ancora ha usata parole durissime contro la protagonista del GF VIP, senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l'abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire. Inizialmente non credevo tu fossi come chi ti conosce meglio di me ti descrive. Cinica. Fredda. Calcolatrice. Opportunista quando si tratta di rubare un'inquadratura è gentile soltanto quando può servire esserlo. In altri termini, un'attrice fatta e finita. Anzi, scusa, non un'attrice vera ma una che dice di esserlo senza averne i titoli. Sara ha affermato che la Sorge fingerebbe di aver frequentato una nota scuola di recitazione, lì Strasberg mentendo anche al GF VIP. Tu, Soleil, non sei un'attrice e non hai mai studiato, a differenza di quello che racconti, per diventarlo. Ho mandato una mail alla segreteria di quella scuola e ho anche fatto il tuo nome, riferendo che avrei voluto prendere parte agli stessi corsi che mi avevi detto di aver frequentato tu, punto. La loro risposta è arrivata dopo poche ore, congiuntamente dalle due sedi della scuola, New York e Los Angeles, e mi ha lasciata di sasso? Non riusciamo a trovare nessuno con quel nome nel nostro database? Il nostro database risale agli ultimi 10 anni. Se crede che quella ragazza abbia studiato prima del 2012, possiamo cercare il file fisico nei nostri archivi. Tu alla Lee Strasberg non hai mai messo piede. Forse avrai pagato qualche lezione, ma niente di più. Le bugie hanno le gambe corte. Molto più corte delle tue. Parole che sembrano chiedere un provvedimento immediato per lei sotto forma di un intervento di Alfonso Signorini. Una nuova situazione difficile che Soleil Sorge dovrà affrontare fuori dal GF VIP.